con la maglia nera come il suo compagno. Guarda, bella, bravo Marco. Ma la stanno filmando, sì, la stanno. Certo. Buonasera a tutti amici delle Pinete, come promesso siamo tornati per questa diretta, siamo qui dal girone Gold, si stanno affrontando sul campo Atletico Versilia, ragazzi in maglia rossa, il campione d'inverno, contro Bagno Ennio, i ragazzi in maglia nera. Intanto qui vediamo Lanfranchi che di palla in favore di Falzini, in mezzo a tre, la gira per Chioni, uno dei grandi capocannonieri di questo torneo, e poi grande assist e ottimo movimento di Falzini, grandissimo gioco di squadra per loro che portano la partita sull'1-0 al minuto 2 e 30 circa. Reitano, vediamo Bagno Ennio, una squadra che difficilmente si scompone. Trifoni prova subito, lui che aveva messo in difficoltà al primo minuto Mario Balderi, questa sera portiere, che ha fornito una grandissima risposta in spaccata, la tolta col piedone dall'angolino. Trifoni ancora in mezzo a due, sembra piuttosto ispirato in questo inizio, ma attenzione perché Falzini riparte per Pellegrini. Pellegrini che è migliorato molto in questo campionato. Poi Falzini. Falzini che ha avuto qualche acciacco fisico ultimamente, ma è rientrato alla grande. Qui Trifoni intelligentissimo, aveva quasi soffiato il pallone, ragazzi di Versilia, e sarebbero stati guai perché aveva campo assolutamente aperto. Ha iniziato veramente con ritmi forsennati la gara. Trifoni attivissimo. Reitano si affida a Belatti. Vediamo Versilia con un rombo bassissimo, è la sua, diciamo, caratteristica distintiva, la capacità di difendere in questo modo, tiene il rombo veramente molto bene. Vediamo anche le scalate difensive quando la palla gira tra i giocatori avversari, e qui hanno liberato Toracca davanti a Balderi. Poi fa ripartire un Chioni che aveva tentato di scavalcare il difensore con un pallonetto. Sombrero non è riuscito per poco, ha fatto buonissima guardia Bagno Ennio. Trifoni poi si guarda intorno e cerca ancora Toracca al vertice basso della squadra. Qui tentano un ottimo 1-2. Era molto pericolosa questa azione per Atletico Versilia.
che aveva fatto filtrare questo pallone e adesso prova a ripartire con Pellegrini fermato da Carabelli. E poi la palla però è in bagno Ennio perché Pellegrini si è, diciamo, costituito. Trifoni con Versilia che si rimette nella sua zona di comfort dietro il cerchio di centrocampo con un rombo ben disegnato. Toracca per Trifoni, devono accelerare per trovare delle linee di passaggio interne a questa difesa. Trifoni che la gira ancora per Toracca. Trifoni di nuovo, non hanno fretta, se la scambiano fino al varco giusto e qui Lanfranchi ha provato un tiro velenoso che si spegne sul fondo. E allora Ritano ancora dentro per Lanfranchi che si era messo in posto ma non riesce a tenere questa palla. Allora ancora una volta Versilia ed è la terza ripartenza di fila gestita in maniera non ottimale per qualche errore di precisione più che di concetto, però è inusuale per l'Atletico Versilia. Di solito sono sempre molto pungenti nelle loro ripartenze. Bagno Ennio che ancora si mette a palleggiare senza fretta nell'attesa di Varchi che al momento Versilia non sta concedendo. Lanfranchi ancora cerca una palla alta e piuttosto tesa che è preda della difesa nel caso specifico. Attenzione perché nel frattempo sta ripartendo, è vicina alla porta e qui la traversa di Trifoni, la traversa di Trifoni che è già stato pericoloso altre volte durante questa partita. Campinotti alto per Chioni e ha intuito Trifoni, che intelligenza questo ragazzo, e poi riparte, attenzione, la gioca nel momento giusto, gli torna la palla a Toracca e se l'è meritato questo gol Trifoni. Grande giocata e uno pari, se l'è costruito a partire da una giocata difensiva fondamentale. La difesa in questo caso era in inferiorità numerica ma ha intuito le intenzioni dell'avversario e dopo aver recuperato palla 1-2 con Toracca l'ha smarcato davanti alla porta, quindi uno pari. E Chioni che lancia per Pellegrini, stop e tiro, ottima giocata tecnicamente parlando per non così tanto si è spentallato. Questa giocata aveva colto impreparata la difesa. Toracca a spazio perché Versilia non ci pensa minimamente a salire, ma si attende un attimo perché si deve legare gli scarpini e adesso si può ricominciare. Trifoni sempre per Toracca, ancora Trifoni, finta il tiro e gioca di nuovo per Toracca con Falzini che in questo momento sta facendo la spola perché non era scalata benissimo la difesa. C'è la ripartenza, buona occasione, c'era spazio qui per Campinotti che non è però riuscito a trovare i compagni. Sono state già ottime e numerose le ripartenze di Versilia in potenza, però effettivamente non sono state mai concretizzate. Campinotti per Chioni e poi di Toracca gliela porta via e Valderi esce dalla porta per mettere ordine. Campinotti prova ad accelerare. Campinotti Gianluca, precisiamolo perché questa sera è tornato anche suo fratello Nicola. Qui Falzini fa qualcosa di molto particolare, ne combina una delle sue, questo passaggio in bicicletta, poi non ha portato ad un'azione efficace. Ancora una volta, anche se potenzialmente lo era, non riescono ad essere concreti questa sera. Campinotti, si libera Chioni, attenzione perché è un tiro potente, preciso. Allora Bagno Ennio però riesce a limitarli, nel frattempo è entrato Belatti che subito si va a proporre in avanti
prova ad innescare Raitano, però fermato dalla difesa, allora fallo laterale. Adesso Belatti, Trifoni per una volta finta non fa intuire agli avversari le sue mosse, poi Toracca e Belatti hanno tentato uno scambio che non è riuscito e c'è un errore tecnico. Allora Atletico Versilia recupera palla, lo stesso palla è indiscutibilmente in favore di Bagno Ennio, che però lo gestisce senza troppa velocità. Qui il gran tiro di Raitano improvviso che impegna Valderi, ottima respinta anche in questo caso, sempre uno pari quando siamo al decimo minuto circa. Attenzione perché c'è un'altra ripartenza, questa volta la gestiscono molto bene, qui Carabelli salva i suoi, ottima parata, attentissimo in questo inizio, qui di testa su calcio d'angolo, cose che si vedono raramente sui campi di calcio a 5. Poi vediamo subito come Versilia rientra immediatamente dietro il cerchio del centrocampo, lasciando l'iniziativa agli avversari fino a questa linea di passaggio che è quella pericolosa e da chiudere. Campinotti ancora dietro per Chioni, si riparte addirittura da Balderi che è assolutamente affidabile con i piedi essendo un giocatore in movimento. Chioni fa movimento molto intelligentemente, Falzini che addirittura pensa a questo tiro cross, respinto però da Trifoni, sempre ben posizionato, e addirittura Balderi come portiere in movimento e poi tenta il tiro di punta, aveva sorpreso tutti ma non Chioni, che ha tentato di deviarla in questa giocata un po' alla Filippo Inzaghi, i due sappiamo avere una certa affinità di gioco. Trifoni per Toracca, tal tiro e sperava che si buttasse dentro Raitano, che invece non aveva capito le intenzioni del compagno. Allora metà del primo tempo, uno pari, partita apertissima con un Bagno Ennio che gestisce il possesso e Atletico Versilia glielo lascia più che volentieri, tentando di essere pericoloso in ripartenza come consono fare. Questa sera poco pragmatica Atletico Versilia, siamo sull'uno pari, nel frattempo stacco per un po' la diretta, ci vedremo dal campo 1 più tardi, sempre qui alle Pinete Sporting Club. Mazza che caldo, fa più caldo di prima, quello sì, no, fa più caldo di prima. No, no, io ho più freddo di prima, con quello ci credo. No, perché era girato e poi era più di prima, ma poi di me tutto assolutamente ragazzi, anzi alzo il volume, metti censurato, è data minorità. Mettiamo la musica, va bene? All'improvviso, 30 secondi di musica.
Noi mettiamo giù i paperini. Anche. Basta qua. Basta.
Nico, ma Ricky, l'ho detto l'altra volta, eh!